Un altro 3-0 e anche la pratica San Giuseppe Adrano va in archivio. La Griaconard Scomiso continua a macinare giochi avversari e contro l'Etnè domenica scorsa la vittoria è stata ancora una volta netta e meritata e che serve a mantenere la terza posizione anche se in compagnia dell'ACI Bonaccorsi. Una gara, quella di domenica al Paladavolos, dominata nei primi due set, chiuse a 25-13 e 25-14. Poi un calo di tensione, forse naturale visto l'andamento del match, rimette in linea Adrano, ma è solo un'illusione. Un paio di attacchi devastanti di Sarapace e Alessandra Alessandrelli, infatti, rimettono le cose a posto, permettendo alle ragusane di chiudere definitivamente il parziale a 25-20. Era tra l'altro l'ultima partita di campionato del 2016. Adesso ci sarà infatti la consueta sosta natalizia, anche se per l'Ardens però non è tempo di vacanze. Domani infatti alle 18 sul parquet di Augusta, ultimo impegno dell'anno, sia gara di Coppa Sicilia valida per il passaggio ai quarti di finale. E centrare i quarti significherebbe chiudere l'anno con la classica ciliegina sulla torta.